sono in Calabria solo, tra virgolette, da 11 anni, quindi ho vissuto gli anni 80 di Cosa Nostra siciliana, perché mi sono occupato di processi come quello per la strage del consigliere istruttore Rocco Chinnici, per cui ho ricostruito proprio un periodo storico che era proprio quello dell'omicidio, ma anche degli anni immediatamente precedenti. Quindi da questo punto di vista non ho una conoscenza vissuta del fenomeno. Sì, i costumi non erano molto differenti tra le varie mafie. Sono due fenomeni molto simili, ma che però hanno ragioni storiche diverse, anche culturali, sociali, devo dire anche modalità operative e anche organizzative, però voglio dire per grandi linee le modalità operative, gli strumenti di intimidazione, di oppressione sono quelli che sono stati cristallizzati nella fattispecie che finalmente abbiamo avuto grazie al sacrificio di Pio La Torre. Oggi la 'Ndrangheta cosa chiede alla politica? Cosa chiede alla politica? La 'Ndrangheta, come tutte le organizzazioni mafiose, comunque localmente denominate, sono caratterizzate proprio da questo rapporto a volte strutturale, a volte simbiotico, con centri di potere politico ed economico. Nel periodo storico che affronteremo, che è stato affrontato nel libro, è stato acutamente osservato come negli anni 80 ci sia stato un salto di qualità o perlomeno un cambio di rotta, nel senso che la 'Ndrangheta decise di entrare in politica con propri uomini, con propri rappresentanti. Quindi questo è un elemento che ha caratterizzato quegli anni.